Eder, Mech, Pallister. A settembre ci sarà il riesame e Luis potrebbe anche uscire. Sicuramente avranno delle motivazioni e credo che baseranno la loro istanza sullo smontare fondamentalmente la prova regina, appunto, della richiesta di cautelare in carcere nei riguardi di Da Silva, che sarebbe questo video che vi trarrebbe una persona non caucasica, quindi di colore che appunto si dirige verso via del Ciclamino 31. E naturalmente c'è la sospensione feriale, quindi è verosimile che l'udienza verrà fissata nella prima decade di settembre. Manuela, quindi tu hai riconosciuto Pirina, ma hai fatto finta col 118 di non averla riconosciuta fino a un certo punto, dopodiché hai detto sì, è Pirina. È stato uno shock veramente, vedo un corpo disteso davanti a me, quasi avevo le gambe di questa donna che toccavano le mie. Non c'era sangue, non c'era niente, era una situazione buia. Si vedeva veramente poco. Io in questa donna credevo di aver visto la mamma di un ragazzo che abita al primo piano, per cui non ho proprio pensato di tornare indietro, ho detto vado subito a chiamare lui e sono andata diretta a piedi su al primo piano. Cioè, sembrava che avessi bisogno di avere qualcuno vicino che mi aiutasse ad affrontare quella situazione e sono andata al terzo piano dove potevo pensare comunque che c'era Luis. A mia suocera non ho pensato minimamente, cioè aveva degli aspetti che io non riconoscevo in lei, neanche i vestiti. Quando è stato illuminato una parte del suo volto è come se per la prima volta io l'avessi avuta davanti e l'ho riconosciuta. Se avessi visto anche solo la borsetta la prima volta, la borsa di mia suocera era una borsa che portava da tanto tempo, avrei riconosciuto la borsa, forse mi sarei fatta un problema. Io la borsa non l'ho vista, come per esempio mi sono richiesta le scarpe, ma che scarpe aveva? Io le scarpe non le ricordo, eppure le scarpe erano la prima cosa che io potevo vedere. Luis dice di aver toccato il corpo su richiesta del 118, però i testimoni lì presenti dicono di non aver visto questa scena. Tu l'hai vista? Quando era con me no, o almeno io non l'ho mai visto. Io non posso giurarci perché ero talmente scioccata che forse c'erano altre cose che io non ho visto, io non l'ho mai visto. A mio avviso sarà importante la traccia di sangue che è stata riscontrata sul tablet della vittima, perché sembra che nell'aggressione patita purtroppo da Pirina la borsa si sia svuotata di alcune, insomma, tra cui tablet e altri elementi. Quindi sembra che ci sono delle macchie di sangue da proiezione sul tablet di Pirina che assolutamente non è il sangue della vittima. Quindi a mio avviso il professore Giardina sta analizzando in profondità questo elemento. Forse Luis temeva che Pirina scoprisse e quindi Valeria scoprisse? Secondo me no, è stata Valeria stessa che gli ha riportato le telefonate che aveva sentito, nelle quali parlava mia suocera, e mia suocera parlava di una persona ricca, di una persona con figli. Sicuramente aveva paura che lo sapesse sua moglie, alla quale ha sempre dimostrato di tenere tanto. Io ho molta fiducia nella procura, per cui se sono arrivati a determinate decisioni, sono arrivate a queste decisioni sicuramente avendo qualcosa in mano di concreto. Io non posso crederci per la persona che conosco, per la persona che ho conosciuto negli anni, non tanto nel periodo della frequentazione, una persona che tutti conoscono come generosa, molto rispettosa verso gli anziani, assolutamente contro la violenza. Quello alle 19:26 obiettivamente sembra proprio Luis. Sì, riconosco Luis. Guardatelo bene, strascinava la gamba, zoppicava. Il motivo per il quale lui ha detto che non è sceso, io non lo posso sapere. Secondo me, per paura di qualsiasi ripercussione, anche se in realtà era solo una passeggiata. Invece nel frame delle 22:17 non si capisce se sia Luis, se sia Loris, se sia un marziano. Ho molti dubbi, non riconosco assolutamente nessuno. Cioè io non riesco neanche a vedere quasi la sagoma.
Ma effettivamente Luis alle 19:16 viene ripreso dalla telecamera della farmacia vestito con questa magliettina bianca. Quindi si deve presupporre, in ipotesi investigativa della procura, che il giorno purtroppo dell'omicidio di Pierina, quindi alle 22:16 in quel video sempre della farmacia, l'assassino o l'ipotetico assassino sia vestito nella stessa maniera. Io in verità ho avuto modo di vedere questa immagine ed è molto sgranata, poi purtroppo non ho accesso alla perizia, perché ricordiamoci c'è una perizia molto importante da parte della procura, al di là insomma della razza caucasica o meno del soggetto raffigurato appunto in questa perizia. È importante anche questo movimento strano della spalla che effettivamente coinciderebbe, per sempre in ipotesi accusatoria della procura, con quello di Luis. Quindi naturalmente è una partita tutta da giocare. Dobbiamo capire se questi elementi sono gravi e precisi e concordanti, perché per la procura e per il GIP di Rimini sono così, dobbiamo capire se per il riesame rimarrà. Io mi chiedo questo, com'è possibile che i cadaveri di Pierina non l'hanno notato nessuno dalle 22:13 del 3 ottobre fino alle 8:20 circa del 4 ottobre? Per me è molto anomalo, nessuno ha sentito le grida di Pierina quella notte, faceva caldo, erano quasi 20 gradi, adesso ricordo bene dovrebbero esserci quasi 20 gradi, quindi faceva caldo e verosimilmente le persone dormono ancora. Però Barzano, quel condominio ci sono dei bambini che vanno a scuola, com'è possibile che dalle 7:30 però Barzano, questo lo diciamo da primo giorno, la tua teoria stiamo parlando che lui non è una persona sprovveduta assolutamente, ma se avesse effettivamente commesso questo crimine atroce, ma si sarebbe quantomeno coperto. Sapeva benissimo che alla farmacia vi erano appunto queste telecamere. Bisogna continuare a cercare. Adesso ci sono questi elementi, senz'altro che sono importanti per la procura e per il GIP. Sarà adesso alla difesa di Da Silva smontare questo castelletto accusatorio. È uscita adesso la serie Netflix, insomma, su Bossetti e Yara Gambirasi. Ricordiamoci il DNA che hanno fatto Bonate Sopra. Quindi la mia richiesta di estendere il DNA almeno a tutto il comprensorio di via del Condominio, di via del Ciclamino, era sicuramente non, ecco, aleatoria, anzi serviva alla procura per andare a determinare alcuni aspetti che secondo me, perché se fanno una misura, voglio dire, in carcere a Da Silva per un'immagine sgranata, insomma, perché è un'immagine sgranata, insomma, è molto sgranata l'immagine, ma al di là che io, voglio dire, mi pregio di difendere due persone che sono totalmente estranee alla vicenda e il loro alibi, come dice la procura, è inattaccabile, perché ci sono delle evidenze anche nelle copie forense dei dispositivi. Quindi però dire che Da Silva c'è sempre in Italia e deve vigere una presunzione di innocenza fino all'ultimo grado, Da Silva se deve essere condannato. Deve essere condannato al di là di ogni ragionevole dubbio di colpevolezza. Al momento io non vedo queste prove né gravi né precise né concordanti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.